Vaccini record di somministrazioni 280.000 in un giorno, drastico aumento nelle ultime settimane, in arrivo 1.300.000 dosi. Ancora 501 morti, 23.500 i nuovi casi, lieve calo delle terapie intensive, scende il tasso di positività. Le misure anti-Covid, ad aprile niente zone gialle ma possibili le deroghe. Draghi, un decreto che guarda al futuro, a Pasqua tutta Italia in rosso. Stasera l'ex premier Conte parla all'Assemblea dei parlamentari 5 Stelle. Enrico Letta, costruiamo una coalizione ambientalista. Matteo Salvini a Budapest, incontra il premier ungherese Orban e quello polacco Morawiecki. Parte da qui, dice, un nuovo rinascimento europeo. Nell'ultimo mese impennata di morti in Brasile, probabile effetto della variante locale. Il TG2 nel laboratorio di San Paolo dove si studia il virus. Il governo accelera sulla campagna vaccinale, speranza, record di dosi in un giorno, ieri 282.000, Draghi soddisfatto per il via libera al decreto anti-Covid. Dal Lazio al Veneto è allarme per le forniture delle fiale, le regioni stop alle somministrazioni senza nuove forniture, Zingaretti dal 20 aprile, Johnson & Johnson anche nelle farmacie. Ancora più di 500 morti, quasi 24.000 contagi, rafforzati dal Viminale i controlli nel weekend di Pasqua. Ecco tutti i divieti e le regole per gli spostamenti. Resta in carcere Walter Biot, l'ufficiale della Marina, arrestato per spionaggio. Il GIP trovati documenti riservatissimi. Sono frastornato ma chiarirò, dichiara, ma non risponde alle domande del GIP. Nuovo video shock sulla morte di George Floyd, immagini inedite al processo di Minneapolis. Ditemi figli che li amo, le parole dell'uomo, mentre il poliziotto gli preme il ginocchio sul collo. Il 4 aprile Francesco De Gregori compie 70 anni, le canzoni e la carriera del principe dei cantautori, un racconto in musica della sua e della nostra storia. Spionaggio russo, ci sono 181 foto, 9 documenti riservatissimi e 47 definiti NATO secret nella scheda di memoria sequestrata al capitano della Marina, arrestato per aver venduto carte segrete a Mosca. L'ufficiale si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'interrogatorio a Regina Celi. Lo difende la moglie, era disperato per il mutuo, non sapeva come mantenere la famiglia. Intanto non si allenta la tensione con il Cremlino, dopo l'espulsione degli 007 decisa dalla Farnesina arriva la minaccia: reagiremo, ci sarà un'azione simmetrica. Operatori della porta accanto, la pandemia esaspera i rapporti di vicinato e aumentano le denunce contro chi infrange le regole anti-assembramento. L'ultimo episodio a Torino, coinvolto il giocatore della Juventus McKennie, segnalato per aver organizzato una festa. Stessa sorte toccata al deputato Luigi Marattin, multato per un pranzo in terrazza dopo una soffiata anonima e in un condominio del milanese, persino spuntato un cartello che segnalava la presenza di contagiati nello stabile. La campagna vaccinale comincia a decollare dal 13 febbraio, giorno di insediamento del nuovo esecutivo. Le iniezioni sono cresciute del 269%, lo rivelano i dati diffusi dal governo che promette: entro settembre immunizzeremo l'80% della popolazione. Intanto il virus continua la sua corsa, 22.673 positivi, 467 le vittime in 24 ore, il tasso di positività al 6,6. Scandalo mascherine, proseguono a tappeto le indagini sugli oltre 60 milioni di pezzi pericolosi e non a norma acquistati la scorsa estate dalla struttura guidata dall'ex commissario Arcuri, prodotte in Cina. La loro capacità filtrante era 10 volte inferiore, insorgono medici e infermieri, situazione assurda, così è stata messa a rischio la nostra salute. Evoluzione PD, per ricostruire il partito Enrico Letta vorrebbe soldare Schwarzenegger. Il neosegretario approfitta del 1 aprile
per scherzarci sopra, ma il suo tweet manifesta la crescente preoccupazione per le divisioni interne. Si contano almeno 9 correnti e tutte hanno avanzato richieste. Così si studia il modo per bloccare un'eventuale diaspora. Pronta una proposta di legge contro il fenomeno del cambio di casacca nel corso della legislatura. Il caso del Turco continua a far discutere la possibile revoca del vitalizio all'ex parlamentare coinvolto nell'inchiesta della Sanitopoli abruzzese. L'8 aprile la riunione del Consiglio di Presidenza del Senato. Crescono i dissensi sulla linea dura, viste soprattutto le gravi condizioni di salute dell'ex sindacalista. Illegale, inspiegabile, che non venga tolta la pensione a un condannato per mafia e si intervenga per un reato meno grave. Impressionanti dati sui criminali che percepiscono sussidi di Stato, tra cui assassini, terroristi e banditi di vario genere. Alcuni boss hanno fatto partire la domanda per il reddito di cittadinanza addirittura dal carcere. Buonasera. L'andamento della campagna di vaccinazioni che dà dei segnali positivi e poi vedremo anche tutte le regole della Pasqua e del mese di aprile. I fatti di oggi: 10 milioni di dosi somministrate nel primo trimestre, record di oltre 280.000 somministrazioni in un giorno, ma lontano l'obiettivo delle 500.000. Il commissario Figliuolo: tra oggi e domani in arrivo 1.300.000 dosi di AstraZeneca. Allarme Lazio, consegne in ritardo, rischiamo lo stop in 24 ore. La curva scende e calano i ricoveri, ma molto lentamente. I nuovi contagi restano quasi 24.000 con 501 decessi. Il governo conferma la linea del rigore. Dopo la Pasqua blindata, Italia rossa o arancione fino al 30 aprile. Deroghe solo se i dati lo consentiranno. Il Viminale ai prefetti, più controlli anti-assembramento. Nuova beffa per le attività in ginocchio. La tassa sui rifiuti aumenta ancora in 6 comuni italiani su 10. Confcommercio: servono riaperture progressive in sicurezza. Le restrizioni di Pasqua costeranno quasi 2 miliardi. Le conseguenze delle chiusure sull'agroalimentare: in venduto 1 milione di tonnellate di cibo e vino. Chiarirò tutto, ora sono confuso. Resta in carcere Walter Biot, l'ufficiale della Marina Militare, arrestato con l'accusa di spionaggio verso la Russia in cambio di denaro. La moglie minimizza, nessun documento compromettente, era preoccupato per i debiti. Espulsi 2 diplomatici russi, tesi i rapporti con Mosca. Familiari, amici e compagni di squadra in lacrime davanti alla bara bianca e celeste. Grande commozione nella chiesa di Don Bosco a Roma, dove si sono svolti i funerali del 19enne promessa della Lazio, Daniel Guerini, morto in un incidente stradale. Pochi viaggi tra divieti e quarantena obbligatoria per i rientri dall'estero. Qualche volo prenotato verso Canarie e Grecia. Per chi ama la crociera, possibile viaggiare sull'unica nave già operativa interamente Covid-free. Ma nessuna vista sul Canal Grande. A Venezia, stop definitivo alle grandi navi. Al via la gara per il doppio terminal. Oltre 180 documenti classificati, 9 dei quali riservatissimi, e 47 top secret della NATO. E questa è solo una parte del materiale trovato nella pen drive dell'ufficiale di Marina Walter Biot, arrestato per spionaggio a favore dei russi in cambio di denaro. Il militare resta in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nell'ordinanza del GIP si evidenzia la pericolosità estrema del comportamento di Biot. Ancora molto alto il numero dei decessi, oggi 501, mentre la curva pandemica è stabile. Quasi 24.000 nuovi casi, tasso di positività al 6,6%. C'è uno spiraglio per le strutture ospedaliere, terapie intensive e ricoveri ordinari calano per il terzo giorno consecutivo, anche se nella maggior parte delle regioni si è oltre la soglia di allarme. Cresce la somministrazione dei vaccini, ma si lamentano carenze. Il commissario per l'emergenza Figliuolo rassicura: le forniture sono in arrivo. Il Ministero dell'Interno chiede ai prefetti di intensificare i controlli in vista della Pasqua, con l'Italia intera in zona rossa sabato, domenica e lunedì. Più di 70.000 uomini delle forze dell'ordine saranno chiamati a far rispettare le misure di contenimento del contagio e soprattutto il divieto degli spostamenti. In vigore il decreto del Consiglio dei Ministri ieri, si attende il nuovo monitoraggio. Dalla prossima settimana Veneto e Campania potrebbero tornare in arancione, Bolzano rosso scuro. Stasera
Alle 21.30 l'ex premier Conte annuncia la discesa in campo alla guida del Movimento 5 Stelle. E l'investitura arriverà dopo che sarà risolto il contenzioso con la piattaforma Rousseau, ma intanto stasera parla all'assemblea congiunta di deputati e senatori dei 5 Stelle a Budapest, incontro tra i leader delle destre sovraniste Salvini, Orban, Morawiecki per concordare una strategia comune all'Europarlamento. Vogliamo mettere le basi per una carta di valori identitari europei, ha detto il leader della Lega. Un progetto ambizioso che intende aggregare in un unico fronte politico anche i conservatori all'interno del Partito Popolare Europeo. Il calcio alle prese con i casi di Covid e purtroppo brutte notizie. Dopo l'ennesima vittoria di ieri sera della Nazionale, gli azzurri tornano in Italia con 4 uomini dello staff di Mancini contagiati e anche almeno uno dei giocatori, Bonucci della Juventus, e adesso si teme anche per tutti gli altri che hanno partecipato alla trasferta azzurra. Sarà davvero Bonucci l'unico. Intanto il Sassuolo non farà giocare nella partita di sabato tutti i suoi 4 nazionali.